Questo video è per tutti coloro che hanno un'idea pazzescamente arretrata di Dio, come un mio amico dell'Islam, una brava persona, piena delle sue idee, ma che, credendo in Allah, crede in Satana. Poiché Dio ha creato il mondo, se solo un uomo si perdesse, fallirebbe tutta la creazione del mondo. Perché Dio è buono, Allah è buono, non è quell'assetato di vendetta che sembra dare all'uomo il libero arbitrio, come un dono. Ma amico mio, se io ti do il libero arbitrio e ti lascio libero di agire come tu credi, dopo io non interverrò mai, se sono una persona onesta, a dirti: non lo hai usato come volevo io. Ma se io ti lascio libero e poi ti chiedo che uso hai fatto della tua libertà, se hai agito secondo l'idea tua o la mia, io ti ho dato una falsa libertà. Il libero arbitrio in cui credete voi è una cosa pazzesca vista da Dio. Perché? È un dono, ma rischia di essere il dono più pericoloso dell'esistenza. Perché se in perfetta buona fede una persona, avendo un'idea falsa di ciò che è bene, agisce per il bene che egli crede e che semplicemente confonde perché vede il suo e non riesce umanamente a vedere un passo più in là della sua gamba, ecco, deve intervenire Dio, Allah, deve fare giustizia, perché se non facesse giustizia e non punisse il peccatore, io qui, visto che il mio amico dell'Islam mi ha mandato un video di risposta, io l'ho esaminato tutto, copiato così come egli me l'ha prodotto, e voi lo potete trovare, verificare se è vero, e ho fatto vedere tutte le pecche che esistono in questa visione, che non è una visione ottimale, è una travisazione, è un volere vedere l'assoluto come se non fosse l'unico responsabile di tutto ciò che esiste e che esce dall'assoluto. No, Dio, che è assoluto, che è tutto, tira fuori da sé qualcosa, tirata fuori dal suo tutto, e poi lo punisce. Ma vi rendete conto di che idea assurda avete di Dio? State bene attenti, perché Dio si arrabbia proprio con voi, perché lo state offendendo, lo state scambiando per un Satana. Solo Satana crea un mondo in cui dei poveracci che non hanno avuto il dono o la capacità di essere brave persone, ma con un animo cattivo e che quindi hanno scelto il male, sono puniti. Ma tu, uomo qualunque, creeresti una cosa del genere con delle persone, non degli stracci, delle persone che poi sono punite per sempre per la creazione che hai fatto tu, punite per sempre? Ma è Satana che crea un mondo così. Dio invece, il vero Dio, il vero Allah, perché Allah è l'unico creatore, avete ragione, ma voi lo state scambiando per Satana. Solo Satana mette così in crisi l'uomo di fronte a una mentita libertà, che è solo una trappola. Io ti lascio libero e sono lì con il fucile puntato, perché se non fai
esattamente quello che io dico. Dopo che ti ho detto fai tu, chi fa così non è Allah, è Satana. Rendetevi conto. Comunque, osservate con attenzione questo video perché è molto, molto significante. In conclusion, men of the Islam, God is good. He is the same love. He doesn't generate inferiors, whose aim was to celebrate God. Such an idea of Allah is offensive for Allah. Because of his to be the Lord of all existence, he allows and denies. God is able to annihilate the matter. He does it through the antimatter. The need of conversion proposed to every man after a life apparently permissive is acted by Allah, since he is divine, absolute, total love. He enters in action, since he is the Lord of the to be, and puts in action the replay of every life. Allah is able to carry every man to the real origin of his life, in order that every man may return the innocent children that already they were. If Allah did not do it, that is possible for Allah, he wasn't the God of the absolute total love. You of Islam, who pretend the punishment of God, are not believing in Allah, but in Satan. Only Satan punishes as the poor human result of his creation. His creation. Allah is the creator of everything. Only his. Only he. You are not creators. Islam, finish to judge Allah as if he was Satan. Allah, non c'è Dio eccetto Lui, che vive eternamente, il sostenitore di tutta l'esistenza. Nessuna distrazione, nessun sonno lo sovrasta. A Lui appartiene ogni cosa che è in cielo e in terra. Chi è che può intercedere con Lui senza il suo permesso? Egli conosce quanto è esistente prima di loro e cosa sarà dopo di loro. Ed essi non raggiungono niente, proprio niente della sua conoscenza, salvo ciò che egli vuole. La sua corte si estende al di sopra dei cieli e della terra, e la loro preservazione non lo stanca. Ed egli è l'Altissimo, il più grande. Mostrerò tutti i limiti e le imprecisioni di questo testo, che sembra di parole illuminate, ma non lo sono completamente illuminate. Allah, non c'è Dio eccetto Lui che vive eternamente, il sostenitore di tutta l'esistenza. Io affermo che non c'è niente eccetto a Lui, e non solo altro Dio. Se Dio è assoluto, ossia il tutto e il niente. Il sostenitore di tutta l'esistenza è un limite
egli è l'esistenza totale in se stessa. Infatti il sostenitore sostiene altro, ma qui non c'è altro che possa esistere oltre il tutto e il niente. Nessuna distrazione, nessun sonno lo sovrasta, ma ciò è vero solo a ragione del fatto che nessun altro esiste eccetto Allah, se così vogliamo chiamare Dio. A Lui appartiene ogni cosa che è in cielo e in terra. Anche qui, ciò gli appartiene solo come una parte della sua assoluta condizione di non avere alcuna condizione o limite. Chi è che può intercedere con Lui senza il suo permesso? Ma chi? Chi? Se è vero che nessuno esiste eccetto Lui? In questa forma di linguaggio sembra che ci siano altri che possano esistere, anche se non possono intercedere, senza che Allah lo permetta. Se un Hitler esiste, Allah lo vuole e dunque lo permette. Egli conosce quanto è esistente prima di loro e cosa sarà dopo di loro. Questo esistere prima e accadere dopo, se chi o cosa esiste non è il solo Dio, fondamento dell'esistenza, è una orribile confusione tra creatore e sua creazione, creata da una sua divina idea, tradotta in azione attraverso la sua unica divina esistenza. Ed essi non raggiungono niente, proprio niente della sua conoscenza, salvo ciò che egli vuole. Anche qui, questi essi, che non arrivano a conoscere, non esistono in se stessi. Laddove uno solo, Allah, è chi esiste, il Dio dell'esistenza, ossia il suo stesso assoluto intrinseco valore. Ma questo testo dice anche, eccetto per ciò che egli vuole. Ciò significa che quando Allah vuole, essi arrivano a conoscere. Sicché, se io, Romano Amodeo, sono nel volere di Allah, io posso raggiungere una parte del suo sapere, a causa della sua volontà. Ma in ciò non posso essere altri che lo stesso Allah, che lo vuole, incarnatosi in un burattino di legno, uno che non esiste di suo, quando solo Allah esiste. La sua corte si estende al di sopra dei cieli della terra. La sua corte può essere solo una idea di Allah, che sovrasta cielo e terra. Se non lo fosse, cielo e terra esisterebbero oltre e non dentro chi li sovrasta, oltre il Dio di ogni esistenza, che allora non sarebbe più il Dio, il significato fondamentale, e sarebbero una pura contraddizione introdotta da un maligno che ha completamente ribaltato la verità, come un Allah che comincia con la H, che abbia ribaltato quell'Allah che termina con la H, oppure Roma, che abbia ribaltato l'amor che uccise Gesù. E la loro preservazione non lo stanca. La loro preservazione, di nuovo, sta solo nel potere assoluto di chi cosa sia il Dio di tutto l'esistere e non esistere. Dio può trarre da una sua idea tutto quanto sembra esistere di suo e lo può ricondurre ad essere solo una idea divina. Il totale signore dell'essere e del non essere, l'essere cioè assoluto,
proprietario dell'essere assoluto che sta nell'essere e nel non essere, è un vero onnipotente. Allah lo è capace di creare un bimbo che sembra agire, fare, invecchiare e volersi santo o demonio, che sembrano capaci di esserlo. Ma oltre l'esodo dalla vita fattiva, ecco, Allah converte tutto, è capace di annichilire poco a poco il tutto, per riportare ogni uomo a quando era ancora un innocente bambino, sconfiggendo così l'umana pretesa della capacità di fare, cose che poi sarebbero fatte per sempre. No, Dio, Allah, è il solo Signore vero di ogni vita ed esistenza. E come permette che essa sembri fatta dall'uomo, così è capace di portare tutto, ogni cosa, al prima che ciò apparisse fatto. E Hitler, tornato davvero un bambino che non ha ancora fatto proprio nulla, è così divinamente salvato dalla bontà di Allah. Egli pure, perché Dio gli ha tolto realmente dall'esistenza tutto il suo peccato, lo ha completamente tolto di mezzo, non è ancora accaduto. Ed egli è l'Altissimo, il più grande. Ma ciò è vero solo quando egli, Dio, lo dimostra veramente, che solo lui, Allah, può annullare tutto. Ogni uomo può essere e non essere solo quando egli è Allah, ossia chi può essere, e si è incarnato in lui, assumendo la sua apparente impotenza e il suo peccato di un puro fanzoccio, per distruggere da dentro questa pretesa. Ogni burattino esiste solo se chi davvero esiste assume le sue sembianze. E ciò perché uno solo esiste, Allah. E se l'uomo lo sembra, è perché Allah è lui e lo anima come un figlio che è lui stesso. In conclusione, uomini dell'Islam, fedeli dell'Islam e tutti voi fedeli, Dio è buono, è l'amore in sé. Egli non genera inferiori sudditi che debbano celebrarlo e venerarlo. Una simile idea di Dio è offensiva per il vero Dio. A causa del suo essere il vero Signore dell'esistenza, egli concede e nega. Dio è capace di annichilire la materia. Lo fa realmente con l'antimateria. La necessaria conversione proposta ad ogni uomo, dopo la conclusione di una vita apparentemente permissiva, è attuata da Dio per il suo divino e totale amore che vuole salvare tutto. Egli entra in azione, giacché è il Signore di ogni esistere, e mette in atto il replay totale di ogni vita reale. Dio è capace di riportare ogni uomo alla sua origine, tanto da concedergli di tornare ad essere quei bimbi innocenti che tutti a principio erano. Se Dio, potendolo, non lo facesse, non sarebbe il Dio del totale amore. Voi dell'Islam che invocate il castigo divino dei malvagi, non state credendo in Allah, ma in Satana. Solo un Satana punisce dei poveri uomini come il giusto risultato che punisce gli uomini di quello che lui solo, unico Dio, ha potuto creare. Islam,
smetti di giudicare Allah come se fosse Satana. Tu non lo stai giudicando, lo stai giustiziando.